Nel giorno della festa dei lavoratori, il governo sceglie di lavorare. Sceglie di lavorare per dare risposte a quei lavoratori e a coloro che legittimamente aspirano a migliorare la loro condizione. Lo facciamo con una serie molto articolata di provvedimenti, ma il più importante di questi provvedimenti è relativo al taglio delle tasse sul lavoro. Noi abbiamo liberato un tesoretto di 4 miliardi, lo abbiamo liberato grazie al coraggio di alcuni provvedimenti che avevamo portato avanti, penso ad esempio al superbonus, penso alla questione delle accise, e oggi destiniamo l'intero ammontare di quel tesoretto al più importante taglio delle tasse sul lavoro degli ultimi decenni. Tagliamo il cuneo contributivo di 4 punti percentuali e questo taglio si somma a quello che avevamo già fatto nella precedente legge di bilancio. Così oggi e fino alla fine di quest'anno noi abbiamo un taglio del cuneo contributivo di 6 punti percentuali per chi ha redditi fino a 35.000 euro e addirittura di 7 punti percentuali per i redditi più bassi fino a 25.000 euro. È una scelta della quale io vado profondamente fiera. Aumenti che possono arrivare anche a 100 euro per i lavoratori con i redditi più bassi, in un momento nel quale l'inflazione galoppa, il costo della vita aumenta e davvero non riesco a capire chi riesce a polemizzare perfino su questa scelta. Ma ci sono molte altre cose importanti che decidiamo oggi. La conferma del fringe benefit, l'erogazione liberale a favore del lavoratore completamente detassata a 3.000 euro, dedicandola in particolar modo ai lavoratori con figli a carico. Norme importanti in tema di sicurezza sul lavoro, sull'alternanza scuola-lavoro, sulla sicurezza degli studenti che partecipano all'alternanza scuola-lavoro. Incentivi all'assunzione dei giovani pari al 60% del salario che prendono. E poi sul finanziamento dei centri estivi per aiutare a conciliare vita, lavoro e famiglia e in tema di assegno unico per i figli. E poi il reddito di cittadinanza. Come avevamo promesso, noi distinguiamo chi può lavorare da chi non può farlo, confermiamo e anzi miglioriamo il sostegno per chi non può lavorare, cioè per le famiglie in difficoltà che hanno al loro interno un minore, un anziano o un disabile. Ma chi può lavorare viene invece inserito in un percorso di formazione al lavoro, con un rimborso spese nel periodo in cui si forma e con incentivi importanti per chi lo dovesse assumere. E in ultimo, ci occupiamo del lavoro delle persone con disabilità, sostenendo gli enti che li accompagnano e stanziando risorse per favorire la loro assunzione. E io sono fiera che il governo abbia scelto di celebrare il 1º maggio con i fatti e non con le parole, e credo fosse dovuto un ulteriore sostegno a un'economia che pure in un momento di difficoltà ci sta dando grandi soddisfazioni, con una crescita, quella italiana, stimata per i prossimi mesi, superiore a quella delle altre nazioni europee. Avanti così. Buon 1º maggio a tutti e adesso al lavoro. Buongiorno. Buongiorno.